Sportingcondotta.it. Sportingcondotta.it. La voce della passione. Un programma di Roberto Sabatino e Nicola Spassoni. Sportingcondotta.it, la voce della passione, sezione podcast. Benvenuti / bentornati da Roberto Sabatino e Nicolas Passoni. Roberto, ma queste chiavette negli studi di Sporting Condotta. Noi la tecnologia ogni tanto litighiamo. Non se ne può più, Roberto, basta. Prima delle chiavette torniamo ai floppy. Mille floppy. È vero, erano molto molto più sicuri, anche se lì qualche virus poteva girare anche lì, attenzione, la tecnologia ha anche i suoi lati oscuri, caro il mio Nicola Spassone. Allora, puntata di questo podcast che state ascoltando sul nostro sito o pagina YouTube di sportingcondotta.it, dedicata a un grande ex calciatore che ha calcato campi importanti della Serie A, ma anche in campo internazionale, con la maglia rossonera del Milan, che da qualche anno veste i panni di allenatore, ha avuto anche l'esperienza in Serie A con il Pescara due stagioni fa, e che adesso da poco ha avviato anche una scuola calcio con la Sportland, che poi andremo a trattare ed approfondire. Nicolas, chi avremo a Sportingcondotta.it? Altra grande esclusiva. Guarda Roberto, io con te sono infinitamente arrabbiato, perché poco fa mi hai portato un ex juventino come l'ormai amico, direi, okay, no? Il nostro Davide Baiocco. Davide Baiocco, ecco, che già rimuovevo semplicemente per quell'excursus nel passato. Bianconero, e ora mesi, 6 mesi. Sta per arrivare comunque, dai, un campione che ne ha girate di squadre, non solo Milan, quindi te lo accetto molto volentieri, anzi saranno contentissimi i vari tifosi che lo ascolteranno qui con noi, Giovanni numero 10 Stroppa, benvenuto! Buonasera. E vai Giovanni, eccoci. Per noi è un grande piacere avere un calciatore, un ex calciatore, ma in realtà noi che amiamo il calcio, che pratichiamo il calcio, chi lo ha fatto in maniera professionistica probabilmente lo porta con sé, diciamo, per tutta la vita. Ma io, prima di partire con la chiacchierata, farò snocciolare a capitan Roberto Sabatino parte delle imprese di Stroppa. Se vogliamo, partiamo dalla parte conclusiva della carriera, perché il buon Roberto è genoano, quindi gli ultimi 2 anni mi raccontava anche di un gol nel derby. Un biennio, vero Giovanni? Ciao Giovanni. Un biennio a Genoa, ciao. Comunque con un gol nel derby. Io ricordo un gol nel derby, me lo confermi? Sì, sì. un biennio davvero con il campionato di Serie B, un biennio comunque importante, lunghissimo anche per quanto riguarda la tua carriera. Hai vissuto le maglie di Milan, Lazio, Foggia, Udinese, Piacenza, Brescia, appunto il Genoa, poi c'è stata l'Alzano, l'Avellino, il Foggia, poi da qualche anno anche la carriera di allenatore. Poi parleremo anche di quello che è il progetto della tua scuola calcio con Sportland. Giovanni, noi con Nicolas, snocciolando appunto la tua carriera, abbiamo visto che un filo conduttore è quello del nome di Zdenek Zeman. Sì, è stato uno dei miei allenatori per ben 2 volte, in 2 periodi diversi, mi pare 93-94 al Foggia e 2004-2005, se non sbaglio, all'Avellino. E ti pare bene, caro Giovanni, perché nel 93-94 noi abbiamo guardato bene, dovrebbe essere stato forse il record o comunque una delle tue annate più positive nella massima serie, con 8 gol, e quindi insomma, tra l'altro, come valuti l'esperienza, no, anche di quest'anno del Boemo, che è partito col Cagliari, poi ha avuto una pausa, diciamo, in cui è subentrato Zola, poi ora di nuovo rientrato, lo vedi simile, no, a quello che è stato un tempo tuo mister? Sì, diciamo che ha avuto delle difficoltà con l'allontanamento per questi 2 mesi, 2 mesi e mezzo. È rientrato e mi sembra che comunque la sua squadra sia ben rispecchi perlomeno la sua identità di calcio. È sempre piacevole da vedere, magari è stato sfortunato con i risultati, però è una squadra che gioca molto bene a calcio.
Ecco Giovanni, tu che appunto hai avuto Mr. Zeman nelle due parentesi, come ricordavi te, di Foggia ed Avellino, qual è insomma il suo, tra virgolette, segreto per far rendere così bene i giocatori? Perché comunque Zeman è stato uno che anche recentemente ha lanciato giocatori come Verratti ed Immobile. Qual è insomma il suo segreto per lanciare questi giovani? Ma io credo che innanzitutto ci debba essere la qualità di questi ragazzi, perché comunque se non c'è qualità ogni allenatore non può fare la differenza. Lui sicuramente è uno che da quelli buoni fa uscire il meglio, e quindi anche da quelli non buoni, però quelli che sono usciti dai signori, ai Di Biagio, a tutti quelli che avete appena accennato voi, ne ha esaltato le qualità. Sicuramente è un allenatore che fa correre molto e molto bene, perché comunque le sue squadre sono sempre organizzate, prediligono il gioco d'attacco, e quindi, ripeto, come dicevo prima, è un piacere vedere le sue squadre come giocano. Ed è davvero così dura la preparazione estiva come si racconta con le squadre di Zeman? Sì, è molto dura, però come in tutte le cose poi ci si fa l'abitudine. Credo che i calciatori debbano essere prima di tutto atleti, e in questo senso sicuramente lui ne trae beneficio, perché comunque non si può giocare a calcio, soprattutto nel calcio di oggi, senza una condizione fisica ottimale. Ecco Giovanni, prima parlavi di qualità, che è importante come un allenatore come Zeman, anche per qualsiasi allenatore, sicuramente anche te che da qualche anno hai intrapreso questa nuova carriera, avere qualità nei giocatori. Il tema di questi giorni è gli oriundi nella nazionale, quindi questa polemica per quanto riguarda le scelte di Conte di convocare Eder e Vasquez nella nazionale maggiore. Come valuti questo pensiero anche del CT, che comunque rispecchia un po' anche tra virgolette la povertà, no, della nostra Serie A? Ma io credo che il mio pensiero sta nel mezzo, nel senso che se ci sono delle regole è giusto poi andare a prendere quei giocatori che ti permettono eventualmente di fare un salto di qualità, e quindi proprio per quello che ho appena detto, se a parità dovessero togliere un posto a un ragazzo italiano, magari no, però allo stesso modo se dovessero far fare un salto di qualità e quindi dare un apporto in più, vedi Camoranesi nel 2006, questo è un valore aggiunto. Esatto, pensiero condivisibilissimo. Senti Giovanni, io direi di aprire questa parentesi, questa storia di Sportland, se ti va di raccontarci, no? Di che cos'è, che cosa si tratta, per chi non lo conoscesse ancora, che cosa succede. C'è stato anche ultimamente, abbiamo visto un torneo interessante, parlavamo di calcio giovanile con squadre, se abbiamo ben capito, con nomi da Champions. Sì, allora innanzitutto la scuola calcio è prettamente indirizzata a quei ragazzi che non si sono ancora affacciati al calcio agonistico, mi riferisco a ragazzi che non appartengono a squadre, quindi ragazzi che nel tempo libero vogliono affacciarsi al gioco del calcio, quindi prendiamo ragazzini dai 6 anni ai 14 e li facciamo divertire. Essendo una scuola calcio si cerca sempre di poterli aiutare a migliorare quelli che sono gli aspetti tecnici, chiaramente senza poi dimenticare il fatto ludico, quindi giocare, divertirsi e imparare, stare insieme, quindi il gioco del calcio è un gioco di squadra, quindi socializzare e stare in un gruppo, in un contesto sicuramente positivo. Senti, tu che sei stato un giocatore di qualità, no? Per te immaginiamo sia abbastanza semplice cogliere al volo la qualità, appunto, magari nella giocata di un piccolo talento. Ma guarda, diciamo che i ragazzini, quelli bravi, li vediamo tutti. Poi sì, quando magari si va a vedere una partita o un allenamento, è difficile trovare magari delle caratteristiche in prospettiva. È chiaro che la bella giocata per tutti, per gli occhi di tutti,
è un piacere vederla e si può notare anche a ragazzini piccolissimi. E abbiamo visto anche che sono già aperte ad esempio le iscrizioni, credo, per il camp estivo. Nella versione estiva stavamo dando anche un'occhiata appunto al sito, ci sono tante attività che poi vengono proposte all'interno di queste settimane, no? Dedicate al calcio, ma non solo. Sì, assolutamente, devo dire che l'artefice è Luciano Buschi, è un ottimo organizzatore in questo e chiaramente per la stagione estiva organizza camp e day camp in varie località. Facciamo anche scuola calcio durante l'inverno in 3-4 centri sportivi di Milano. In questa avventura c'è la Sportran nelle persone di Marco Contardi e Andrea Badini. Devo dire che siamo un'ottima squadra, perché comunque sono persone eccellenti, sono dei professionisti eccellenti, vogliamo portare avanti la qualità proprio per organizzata e per il prodotto che gli si può offrire a questi ragazzi. Ecco, quindi ricordiamo la Sportland Academy, scuola calcio Giovanni Stroppa. Giovanni, una domanda da... per un allenatore come sei te, che comunque dal 2007, quando hai preso le redini nel settore giovanile del Milan, avevi già intravisto le qualità di un certo Mattia Perin? Parliamo di Pescara 2012. Beh, Perin sì, chiaramente non l'ho scoperto io, è venuto a Pescara in Serie A e io l'ho fatto giocare subito, perché chiaramente meritava di poter fare il titolare. Diciamo che l'annata non è andata per il verso giusto, perché ha preso tanti gol, ma allo stesso modo ha fatto vedere essere potenzialmente le sue qualità. Molto bene, noi abbiamo ricevuto anche un po' di domande naturalmente dai tuoi tifosi, no? Sparsi qua e là in giro per l'Italia e non solo, te ne giriamo magari qualcuna. Ce n'è una ad esempio che ci chiede qual era il tuo rapporto con agli inizi fine anni 80, inizio anni 90 nel Milan, quando insomma facevi parte di quel gruppo magnifico, no? Fantastico, le grandi vittorie con mister Sacchi, perché è uscito anche recentemente il suo libro e volevano appunto sapere un attimino come la vivevi, no? Come vivevi quegli anni così ruggenti. Per me è l'allenatore che mi ha lanciato nel grande calcio, perché io sono nato e cresciuto nel Milan, poi sono andato 2 anni in prestito a Monza e quando poi sono tornato Sacchi mi ha fatto esordire in Serie A. Tra le altre cose, quando poi feci l'esperienza a Foggia, quando lui divenne allenatore della nazionale, mi convocò anche in nazionale, quindi sicuramente devo molto a lui per quello che mi ha dato, le opportunità che mi ha dato. È stato l'innovatore del calcio, ha stravolto il calcio italiano portandolo a una dimensione internazionale e sicuramente non spetta a me descriverlo in questo senso. Il Milan in quegli anni era la squadra più forte del mondo, perché comunque si vinceva in Europa e anche le coppe intercontinentali, e credo di essere stato fortunato ad aver preso parte in quel gruppo. Tra l'altro, Giovanni, ricordando che tu hai anche realizzato un gol contro l'Olimpia Sussion nella partita del 1990, tra l'altro il nostro ascoltatore Alessio Soldi ci chiedeva qual è stato per te il gol più emozionante. Non so se può essere stato questo del 90 oppure in qualche altra occasione della tua carriera. Ma devo dire che di gol non ne ho fatti molti, sicuramente a distanza di tempo, quando incrocio tifosi diciamo sportivi, ma soprattutto del Milan, mi ricordano questo gol. Quindi in questo senso non è stato il più difficile, perché feci gol da 0 metri su una ribattuta, su un tiro di Van Basten, quindi fu un gol facilissimo. Ne ricordo altri magari con tiri da fuori area che magari davano più soddisfazioni, però a livello tecnico, però quello che
viene più ricordato è questo qui. Ce ne segnalano uno da 40 metri Palermo-Avellino, confermi? Sì, sì, mi riferivo proprio anche a questo gol, sì, devo ammettere che anche a Foggia in C, quando tornai nel 2005, feci un gol da metà campo e sono quelle cose che rimangono dentro, perché comunque sono aspetti tecnici che danno soddisfazione. Senti Giovanni, queste invece te le faccio io in prima persona, sono due. La prima, che magari è anche un po' banale, però era meglio da giocatore o è una faticaccia da mister? E la seconda invece, vedi un altro Giovanni Stroppa che ti assomiglia nel calcio italiano barra internazionale in questo momento? Qualcuno che quando lo vedi dici, caspita, ma sai che mi ricorda un po' me nel modo di giocare? Ma non lo so, non lo so, sinceramente non ricordo neanche più come giocavo io, quindi i paragoni lasciamoli stare, per quello che, scusami, mi stavi chiedendo la prima domanda? No, la prima domanda era insomma, se è tanto più difficile, perché abbiamo capito... Scusami, no, allora, chiaramente... Per quello che era il gioco era fantastico, quindi fare il calciatore a qualsiasi livello è sempre bellissimo. Fare allenatore è più difficile, però è una professione, è un mestiere fantastico, perché comunque ti porta via tante energie, ma tantissime soddisfazioni. Ecco, in conclusione Giovanni, incalzano dei tifosi genuani che appunto ci chiedono un po' il tuo parere su quello che è stato il tuo biennio in maglia rossoblu. Sappiamo, in un periodo difficile della società del Genoa, c'era stato appunto l'arrivo del patron, poi discusso Luigi Dalla Costa. Insomma, che ricordi hai di quell'esperienza genuana? Ma guarda, tu mi parlavi dei derby, quindi credo che negli occhi rimanga quello. Nell'esperienza mia al Genoa sono arrivato con tante aspettative e poi non ho dimostrato sul campo quello che pochi anni prima stavo facendo, perché arrivavo anche da una vittoria di campionato col Brescia in B, e quindi diciamo che le aspettative, soprattutto per come era stata allestita la squadra, sicuramente erano diverse per come poi è andata la stagione. Personalmente potevo fare molto, ma molto di più. L'unico rammarico è questo. Poi delle volte magari ci riesci, delle volte no. Tra altre cose, poi il Genoa l'ho scelto io, oltre che la società che ha scelto me, ma avevo possibilità di andare da altre parti, ma scelsi il Genoa perché comunque era una società con un blasone, con una piazza veramente eccezionale, quindi anche da parte mia c'era molta aspettativa di poter dimostrare il mio valore, ma non andò per il verso giusto. Molto bene, qui gongola il mio collega genuano Roberto Sabatino nel sentirti parlare così bene del Genoa. Giovanni, noi ti ringraziamo. Senti, ce la dai uno scoop insieme a Sportland, alle tue varie attività? Stai valutando qualche possibile nuova avventura in panchina in qualche società, magari chissà anche all'estero, perché no? Ma diciamo che ci sono state varie richieste quest'anno e preferito aspettare, vediamo cosa succederà entro la fine di quest'anno, anche se ormai il campionato sta volgendo al termine. Aspettiamo, chiaramente non si rinuncia a nulla, ci si siede, si discute, vediamo le proposte che arriveranno e le valuterò. Molto bene, chiarissimo, il popolo di Sport in Condotta, la voce della passione, ti ringrazia Giovanni, alla prossima. A voi, buonasera, grazie. Bene Nicolas, allora un saluto, ancora un ringraziamento a Giovanni Stroppa con la sua scuola calcio. C'è anche la pagina Facebook Sportland Academy, scuola calcio Giovanni Stroppa, quindi potete eventualmente approfondire e cercare altre news se foste interessati. Quel Foggia Roberto del 93-94, Baiano, signori, Rambaudi, Di Biagio, anche Rambaudi. Mancini in porta, compianto portiere Francesco Mancini, insomma era gran bella squadra. Igor Shalimov, ma poi comunque anche il nostro Giovanni Igor Kolivanov,
Colivano. Shalimov arrivò all'Inter. Passò, poi, anche passò l'Inter. Nell'Inter. Però diciamo che Stroppa comunque anche un palmarès di tutto rispetto. Assolutamente. Coppe, scudetti con la maglia del Milan, poi le promozioni. Ha ricordato l'ultima, quella targata con il Brescia di Nedo Sonetti, prima di approdare al Genoa, quindi nella stagione 99-2000, appunto con la squadra bresciana. Poi insomma la sua carriera di allenatore è cominciata nel 2007 col Milan, poi dal 2011 l'esperienza in Lega Pro con il Sud Tirol, poi le varie esperienze Pescara e Spezia, le ultime due purtroppo non sono andate bene. Pescara in Serie A è arrivato l'esonero dopo 6 mesi, lo stesso allo Spezia l'anno dopo 2013 uguale. Insomma, auguriamo comunque a mister Stroppa di trovare una nuova squadra per lo sbocco della sua nuova carriera da tecnico. E intanto sicuramente tutti i suoi giovani pulcini, talenti, vedono in lui un punto di riferimento molto importante. Quindi dai, è sempre bello, no, per i piccoletti avere lì uno che insomma rappresenta. Che ne ha insomma da consigliare sicuramente. L'importante comunque, ricordiamo, è sempre prima divertirsi, perché lo sport, il calcio non solo, è questo, puro divertimento. Bravo Roberto Sabatino. Grazie a te, Nicolas Passoni. E vai, faccio altrettanto con te, cuore grifone, che hai avuto delle parole veramente molto. Io avevo la maglia, belle. Io ancora adesso la maglia di Stroppa, maglia rossoblu del Genoa. Tra l'altro, te l'ho raccontato prima di iniziare questo podcast, con lo strano sponsor Nube che corre, il presidente di allora Dalla Costa, che ha portato il Genoa con i libri in tribunale, poi arrivò Preziosi a salvarci. Era un presidente già un Ferrero anni del nuovo millennio, quindi magari cercate qualche info. I genuani non lo ricordo molto volentieri, no? Insomma, Stroppa fu il suo biglietto da visita come nuovo presidente del Genoa. Poi purtroppo, come ha raccontato anche lo stesso ex numero 10 rossoblu, insomma l'avventura non andò molto molto bene. Va bene, ci sentiamo allora alla prossima. Sportingonotta.it, la voce della passione, anche su Facebook. E alla prossima con i nostri podcast. Ciao.